Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale Kuno Velox. Io sono qui ragazzi a portarvi un nuovo episodio del Road to Diamond. Ragazzi, un altro episodio importantissimo, perché oggi andremo a sbloccare la nostra seconda mimetica diamante su World War 2. La prima l'abbiamo sbloccata per i cecchini e la seconda, appunto quella che andremo a sbloccare oggi, l'andremo a sbloccare per i fucili a pompa. Ragazzi, vi dico subito che dovete per forza lasciare un like per supportarmi, proprio per una questione di supporto mentale, perché io vi giuro ragazzi, su quello che volete, che non mi sono mai stressato tanto per una sfida su un videogioco quanto questa volta. Perché io oggi, proprio è stata una cosa che ho deciso di fare oggi, ho deciso appunto di fare questo video appunto in cui sbloccavo la diamante. Mi mancavano 3 fucili a pompa da finire, anzi facciamo 2 e mezzo. Bene, per fare questi 3 fucili a pompa ci ho messo più o meno 5 ore. Vi giuro, 5 ore infernali in cui ho dovuto giocare in veterano contro persone che giocavano continuamente negli angoli. Io con un fucile a pompa in mano, vi giuro ragazzi, un'agonia. Cioè, non sto scherzando, ovviamente sto parlando di agonia a livello di videogiochi. Comunque, a livello proprio di sfide, è stata la sfida più frustrante che abbia mai fatto da quando faccio video su YouTube. Non sto scherzando ragazzi, non ho mai sofferto così tanto. Comunque basta adesso lamentarmi. Cosa ci manca per fare questa sfida ragazzi? Semplicemente 5 kill di fila una volta con questo fucile a pompa, 5 kill di fila una volta con quest'altro fucile a pompa e 5 kill di fila un'altra volta con quest'altro fucile a pompa. Niente di più, niente di meno. 3 serie da 5 che faremo rigorosamente in tutti contro tutti. Sicuramente ci metterò più di una partita, farò dei tagli tra una serie e l'altra perché non mi va di fare un video di un'ora. Però ragazzi, dobbiamo farcela. Giocherò da bastardo, giocherò negli angoli, non me ne frega assolutamente niente. Però devo assolutamente riuscire a fare questa sfida qua e ce la devo fare nel minor tempo possibile, perché dopo aver fatto questa mimetica diamante io non vedrò mai più un fucile a pompa in vita mia. Non lo voglio più vedere, non voglio più usare un fucile a pompa, perché dopo oggi veramente li detesto ragazzi. Cioè è una cosa assurda. Ripeto, cioè, perché sei costretto a giocare in veterano per fare quelle sfide, perché devi ammazzare in un colpo, no? Sapete, le sfide che ti richiedono di fare one shot, one kill, che non puoi fare in altre modalità se non veterano. E quindi ti imbatti in gente che sta ferma, alle quali tu devi andare incontro perché hai un pomp e non li puoi prendere da lontano, no? Loro ti possono uscire da ogni distanza, tu no, tu da vicino. Cioè tu devi stare da vicino e sei rovinato. C'è una oh che bella lobby, meno male. E tu sei rovinato perché ovviamente soffri perché vieni ucciso in ogni modo. Comunque basta ragazzi, dobbiamo farcela, l'ultimo sforzo. Dobbiamo fare una serie da 5 subito con quest'arma, vai. Questa è l'arma più facile in teoria. Una. Non muore. C'è uno qua. Va bene, ok, lui è immortale semplicemente, ok. Vabbè ragazzi, cioè, ma da questo momento in poi raga farò miliardi di tagli e lascerò soltanto le parti più interessanti, perché basta, quittiamo lobby. Ok, siamo su USS Texas. Forse stavolta potrebbe essere anche meglio, perché magari ci giochiamo la zona centrale un po' più sicura. Ripeto, ad ora in poi ragazzi un sacco di tagli. Ci becchiamo direttamente quando faccio le serie, perché sennò qua il video dura un'eternità, perché veramente può succedere l'inverosimile. Magari le faccio in 3 serie di fila, come mi è successo in una partita precedente. Magari ci metto 6 ore raga. Può succedere veramente di tutto. Primo. Secondo. Terzo. Quarto. Quinto. Godo. Una fatta. Let's go ragazzi. Mimetica oro fatta per la prima. Vedete? Comparsa. Suicidiamoci. Dai, ammazzami, bravo. Ok, ora tocca a lui. Questo è più difficile. Molto più difficile, ve lo assicuro. Non sarà per niente facile come... Mamma mia. Questo è il pompa che odio probabilmente di più. Mamma mia. Muore. 3. 4. No! Col coltello! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Col coltello, ragazzi, io non ho parole. 1. 2. 3. Niente, non gli entra il colpo, ma vai a sparati in faccia. 1. 2. Ecco qua, ma dai, ma raga, ma non è possibile. 1. Hitmarker in testa, no, vabbè. 1. 2. 3. Non è morto. Non muore, ragazzi. 4.
5. Godo. Ce l'abbiamo. Un'altra. Ah. E ora tocca all'altra, ragazzi. Non ce la faccio sta parità, però. Sono già a 21 kill. Cambiamo lobby. Non facciamo in tempo qua. Ok, ragazzi. Ci siamo. Ci manca sempre una fottuta serie da 5 con quel pompa di merda. Possiamo farcela. Possiamo farcela. Io ci credo. Anche perché per forza dobbiamo crederci. Perché se no, veramente non usciamo vivi, ragazzi. Una misera serie da 5. Una. Ne abbiamo fatte un sacco nella nostra vita. Abbiamo fatto un sacco di serie per arrivare sino a qui. Ce ne manca una. Ma sembra poco. Ma per me è come fare. Cioè, come se avessi davanti, capito, da scalare il Monte Everest. È incredibile, ve lo giuro. Cioè. È una cosa incredibile. Vabbè, andiamo qua dentro subito. Fanculo, tu e sti cazzo di pompa che hanno solo due colpi dentro. Non è qui. Uno, dai. Due. Tre. Non è possibile però. Non conto ovviamente sta kill col pugno. Devo farne altre due ancora. Quattro, l'ultima. Ho finito i colpi. No, io non ci posso credere. Non lo posso fare perché ho finito i colpi, raga. Ah! Fanculo, vaffanculo, uccidetemi. Uccidimi. Fanculo, va. Due. Tre. Andiamo, sono chiuso. Quattro. No, vabbè. Fanculo, fatta! Godo, godo, guardate in alto le cose, raga. Finalmente. Tutte le fumi a fanculo fuori da sta lobby. Basta, chiuso con i fucili a pompa, ragazzi. Per sempre, per tutta la mia vita ho chiuso con i fucili a pompa. Basta, non li userò mai più. Per sempre. Solo sul prossimo colpo per fare le altre sfide. E poi di nuovo messi via per tutta la vita. Ste armi di merda. Ci siamo, finalmente, ragazzi, finalmente. Eccola qui, mimetica diamante, godo. Mamma mia, quanto mi sei costata. Quanto cazzo mi sei costata, veramente. Incredibile, ragazzi. Bene, cerco una parete, ragazzi, ce la guardiamo insieme. Aspetta, però che sto mettendo delle varianti brutte. Dicevo, cerco una parete, ce la vediamo insieme, ragazzi. A tra poco. Niente, raga, non serve nemmeno cercare parete. La vediamo direttamente dal poligono. Ed eccola qui, raga. Mamma mia, però sto pompa rende veramente da dio così, Questo rende veramente strabene, raga. Vediamo l'altro. Eccolo qui. Questo c'ha una skin un po' di merda sopra. È un po' sporca. Però, vabbè, si vede sempre il diamante. Questo invece, molto più carino, chiaramente. Anche questo molto bello. Diciamo che rende, ci sta. È molto la superficie coperta dai diamanti. E infine, proprio lui, ragazzi. Proprio lui. Mamma mia, che dire, ragazzi. È stata veramente una grande fatica. Io spero abbiate apprezzato, raga. Siamo sempre più avanti per questo Road to Diamond. Ci avviciniamo ad aver completato tutte le sfide. O meglio, io spero sia così. In realtà non è proprio così. Però, insomma, lasciate un like, raga. E ci becchiamo alla prossima. Bella. Sure.